Ma come venivano costruite le strade? Dopo aver scavato un ampio fossato, i romani provvedevano alla copertura del fondo con grosse pietre, creando così una robusta massicciata. Su di essa gettavano due strati, uno di piccole pietre, l'altro di sabbia e pietrisco. Su quest'ultimo veniva appoggiata la carreggiata o lastricato, chiamato stratum, da cui deriva la parola strada. Lungo i margini delle strade, a ogni miglio, un miglio corrisponde a 1480 metri, veniva posta una pietra, la pietra miliare, che indicava la distanza di quel punto dal centro di Roma. Once the ideal path was cleared, a broad trench was dug and filled in with sand and boulders to form a solid foundation. Next went a layer of gravel compacted with clay or mortar. The top surface was a layer of thick paving stones angled to allow the water to drain off to the side.